Edizione 2017 del Carnevale di Alano di Piave. Una sfilata itinerante organizzata dalle Pro Loco di Fener e di Alano di Piave, partita da campo e che ha visto per tutto il pomeriggio di domenica 26 febbraio portare un'ondata di festa in ogni frazione del paese. Siamo orgogliosi anche quest'anno di trovarci in piazza per festeggiare il Carnevale, unendo tutti i giovani dei paesi anche d'intorno. È sempre una soddisfazione per noi vedere la calorosa partecipazione dei ragazzi delle scuole e degli adulti che si impegnano a fare del loro meglio per farci divertire. Quanti carri sono presenti oggi e da che paesi provengono? Ci sono 12 carri e arrivano da Quero, Alano, Colmirano, Campo e Segusino. Una festa senza né primi né secondi classificati, perché lo scopo del Carnevale di Alano è quello di fare festa tutti assieme. Tutti i carri, infatti, hanno ricevuto un premio e tra tutti, quelli che più si sono distinti sono stati il carro della scuola di Alano di Piave, dal titolo Note d'amicizia e d'allegria, che si è aggiudicato il premio per l'idea più originale e simpatica. Quest'anno siamo felici di avere ancora con noi il professor Macauda, che ha fatto il carro delle scuole di Alano ed è stato lui a promuovere l'iniziativa di fare il carro con le scuole anni fa. Poi l'avevamo perso, quest'anno è tornato e hanno fatto un carro lui e il professor Sandi, Note in amicizia e allegria, Allegro, dove c'è anche un concerto dal vivo, ed è un carro molto bello anche perché unisce veramente tutti i ragazzi della scuola che partecipa con entusiasmo. Il premio per la migliore realizzazione e coreografia è andato al carro di Quero dal titolo Amico Monta in Gondola, mentre il tradizionale premio Giacomo Ciorla è andato ai Pirati dei Caraibi del carro di Segusino dal titolo Perla Nera. Carnevale, diciamo unico nel suo genere perché è un carnevale itinerante, vuol dire che parte da una frazione, si sposta in tutte le frazioni, quindi quest'anno è partita da Campo, poi ci siamo fermati a Faveri, poi andiamo a Fener, siamo andati ad Alano di Piave e solo quest'anno le premiazioni toccano a Colmirano. Itinerante perché non è un carnevale, diciamo, fisso nel quale si fanno la festa, diciamo, in un unico posto, però ogni frazione ha la sua festa e la popolazione o il gruppo delle persone che abitano in quella località ci danno una mano per rendere, diciamo, più carino e dare un qualcosa di più alle persone che partecipano. C'è da mangiare in ogni frazione, è tutto gratuito, lo offre la Proloco di Alano e di Fener apposta per divertire e intrattenere i nostri ospiti, diciamo. Quest'anno siamo arrivati a 12 carri, molto belli e molto curati, quindi vuol dire che chi gestisce e si organizza per i carri mascherati vuol dire che ci mette impegno, ci crede, e questo fa sì che anche le persone che partecipano piace guardare questi carri mascherati. Una giornata all'insegna proprio della giovialità, abbiamo visto una qualità eccellente delle proposte che sono state fatte, i carri molto belli, la partecipazione della scuola, dell'istituto comprensivo, che mi fa piacere come insegnante, ma anche di tante altre famiglie e di giovani. La festa dei ragazzi, una festa ben riuscita, molto partecipata. Un grazie alle Pro Loco che organizzano la festa di Carnevale. Un complimento particolare a tutti i costruttori di carri, perché veramente ogni anno si fanno in quattro. I carri sono chi molto ben realizzati, chi un po' meno, però insomma hanno la partecipazione al Carnevale per noi è importante per la gioia e il divertimento di una giornata intera. Da mezzogiorno noi partiamo fino a circa stasera alle 6:30, 7, in cui la gente si diverte, mangia, beve anche molto, ma si diverte e sta in compagnia. Un grazie a tutti e al prossimo anno.